Siamo con Virginio Di Pierro, presidente dell'Interclub di San Salvo. Dunque, spiegaci in poche parole da dove nasce questo evento, qual è l'idea, perché coinvolgere Berti, Simoni, perché pensare ai terremotati ancora una volta, magari che sono un po' troppo spesso dimenticati. Sì, noi come Interclub abbiamo sempre fatto manifestazioni a scopo benefico. Anche nel 2008 abbiamo realizzato un campo da donare al comune di Fossa vicino L'Aquila. Quest'anno per raccogliere i fondi abbiamo cercato qualcosa di diverso, abbiamo realizzato questa manifestazione, questo meeting dell'Interclub d'Abruzzo e ha coinvolto anche il Molise, eravamo tantissimi oggi in questa splendida location che è il Poseidon. Gli ospiti, con molta fatica siamo riusciti ad avere Gigi Simoni, che è un personaggio davvero unico, una persona che mi ha emozionato, un grande personaggio. E poi il simpaticone Nicola Berti, che ieri abbiamo portato in giro per San Salvo, vasto, si è fatto conoscere. Invece per quanto riguarda l'impatto di pubblico, sei soddisfatto, insomma? Siamo soddisfatti, è stata una bella iniziativa, la festa è iniziata dalle 3, noi siamo qui da stamattina alle 10, abbiamo organizzato tutto insieme 4 interclub, oltre San Salvo c'è anche Casoli, Cupello e Rocca Spina Alvetri, però hanno partecipato tutti i club d'Abruzzo e molti club anche del Molise. Tanti bimbi che si sono divertiti con gli allenatori delle giovanili dell'Inter. E poi la presentazione del libro di Simone è stato il clou della serata, un qualcosa di veramente unico. Lui ha risposto a tutte le domande dei tifosi, ed è ancora adesso sotto le luci di un cellulare a firmare i libri e a fare autografi e fare selfie. Confermo e sottoscrivo. Grazie mille a Virginio Di Piarro, alla prossima. Ciao, Grazie. grazie.